La logica proposizionale classica ha la semantica a tavole di verità. Questa semantica è perfettamente ragionevole, è intuitiva, ma dal punto di vista matematico è povera. Essa infatti è difficile da far scalare ad altri sistemi logici e di conseguenza non ci offre quella ricchezza e varietà e profondità di comprensione che ci consenta di affrontare altre logiche. Tuttavia, la logica proposizionale classica ammette una seconda semantica che è basata sulla teoria degli ordini. Ricordiamo che un ordine è un insieme accompagnato da una relazione binaria su di esso, una relazione che sia riflessiva, quindi x è minore o uguale a x per ogni x, antisimmetrica, se x è minore o uguale a y è minore o uguale a x, allora x e y coincidono, e che sia transitiva, se x è minore o uguale a y è minore o uguale a z, allora x è minore o uguale a z. Un principio che vale sugli ordini è il principio di dualità. Esso discende dal fatto che se noi prendiamo un qualsiasi ordine, S accompagnato dalla relazione minore uguale, allora anche l'ordine opposto, definito come S accompagnato dalla relazione maggiore uguale, è un ordine. Questo significa che quando una proprietà vale per tutti gli ordini, vale sia per l'ordine che per l'ordine opposto. Tuttavia, interpretando la medesima proprietà nell'ordine opposto, otteniamo una versione differente della proprietà, la quale necessariamente abbiamo già dimostrato essere valida. Fissato un ordine e fissato un sottoinsieme di quest'ordine, noi chiamiamo un elemento l'estremo superiore o equivalentemente il supremo o il join di U, un elemento che abbia due caratteristiche. Primo, l'elemento M deve essere un maggiorante del sottoinsieme. Per ogni elemento X del sottoinsieme, X è minore o uguale ad M. Non solo, l'elemento M deve essere il più piccolo dei maggioranti, ovvero per ogni altro elemento W che sia un maggiorante di U, M è minore o uguale a W. A chiosa di questa definizione, chiameremo M il massimo quando sia estremo superiore dell'insieme U e contemporaneamente M appartiene ad U. Sfruttando il principio di dualità, possiamo definire un concetto che è per l'appunto duale. Lo enunciamo esplicitamente. Fissato un ordine e fissato un sottoinsieme U di quest'ordine, l'elemento M appartenente all'ordine è detto estremo inferiore o infimo o mit di U quando M è un minorante del sottoinsieme, ovvero per ogni x appartenente ad U M è minore o uguale a x e è il massimo dei minoranti, ovvero per ogni altro minorante esso è minore o uguale ad M. Ancora una volta, nel caso in cui M appartenga ad U e sia l'infimo di U, lo chiameremo minimo di U. È assolutamente importante che voi notiate come le due definizioni siano strettamente duali. Un ordine è detto reticolo, lattice in inglese, quando per ogni coppia di elementi esiste il join, e lo denotiamo come x or y, ed esiste il meet della coppia, denotato da x and y. Non solo, un reticolo è detto essere limitato quando per ogni sottoinsieme finito dell'ordine esiste il join di questo sottoinsieme e il meet di questo sottoinsieme.
denotati come nella slide. È abbastanza facile far vedere che ogni reticolo è limitato se noi consideriamo solo i sottoinsiemi non vuoti, ma nel caso del sottoinsieme vuoto questo non si può far vedere. Per questo, in realtà, la nozione di reticolo limitato è significativa esclusivamente sull'insieme vuoto. In questo caso, il join dell'insieme vuoto convenzionalmente lo denoteremo con il bottom, mentre il meet dell'insieme vuoto convenzionalmente lo denoteremo con il simbolo di top. È importante osservare che il duale di un reticolo è ancora un reticolo. Di conseguenza, il principio di dualità vale all'interno dei reticoli. In un reticolo limitato, ogni elemento è maggiore del bottom e minore del top. Per dualità è sufficiente provare solo una metà dell'enunciato. Infatti, le due parti sono tra loro duali, quindi se proviamo una, automaticamente consegue l'altra. Noi andremo a dimostrare che ogni elemento è minore del top. Il top è definito come il meet dell'insieme vuoto, il che significa che per ogni elemento appartenente all'insieme vuoto, il top è minore o uguale a x. Non solo, per ogni y appartenente all'ordine, tale che per ogni elemento dell'insieme vuoto y sia minore o uguale a x, allora vale anche che y sia minore o uguale al top. Consideriamo la seconda parte di questa asserzione. Per ogni y tale per cui x appartiene all'insieme vuoto, allora y minore o uguale a x, vediamo che questa condizione è sempre soddisfatta, perché semplicemente l'insieme vuoto non contiene alcun elemento. Da cui consegue che per ogni y appartenente ad s, y minore o uguale a t. Esattamente quello che volevamo dimostrare. Thank you.
In un reticolo limitato, il massimo dell'intero ordine è il top e il minimo dell'intero ordine è il bottom. Per definizione di join, per ogni x appartenente ad s, x è minore o uguale al join di s. Per l'enunciato 6.5, top è tale per cui per ogni x appartenente ad s, x minore o uguale al top. Quindi il top è sia minore o uguale all'estremo superiore di s, per definizione di estremo superiore, ma d'altra parte l'estremo superiore di s deve essere un elemento di s, di conseguenza deve anche essere minore o uguale del top. Per antisimmetria, stiamo lavorando in un ordine, di conseguenza l'estremo superiore di s è uguale al top e di conseguenza è anche il massimo visto che vi appartiene. L'altra metà dell'enunciato segue banalmente per dualità. Un reticolo limitato è detto complementato quando ogni elemento ha un complemento, ovvero per ogni elemento x appartenente ad s esiste un elemento y appartenente ad s, tale per cui l'estremo inferiore di x e y è il bottom e l'estremo superiore di x e y è il top. Dato un elemento alfa, il suo complemento non è necessariamente unico. Noi dobbiamo pensare che il complemento di un elemento sia l'elemento che sia il più lontano possibile da esso, il più disgiunto da esso. Tant'è vero che l'unico modo per passare da uno all'altro, non tenendo conto della direzione delle relazioni, è sostanzialmente transitare attraverso il top e transitare attraverso il bottom. Un esempio che ci fa facilmente vedere che il complemento non è unico è quello che vedete in figura, in cui l'elemento alfa ha in realtà due complementi, indicati con alfa alla meno 1. Un reticolo è detto distributivo quando l'end distribuisce sopra loro. L'enunciato formale lo vedete nella slide. Ci sono due note da dare su questa definizione. La prima è che, a differenza delle definizioni precedenti, questa definizione manca di simmetria. Infatti noi richiediamo che l'end distribuisca sopra loro, ma non richiediamo che loro distribuisca sopra l'end.
La seconda nota da effettuare è che noi stiamo definendo che un reticolo sia distributivo, richiedendo soltanto che il reticolo sia appunto un reticolo. Non stiamo chiedendo in particolare che il reticolo sia limitato oppure complementato. I reticoli hanno numerose proprietà, alcune delle quali sono di nostro interesse. La prima proprietà è che l'AND e l'OR sono commutativi. Questo è immediato da far vedere tenendo conto che la definizione di AND e di OR considera l'insieme XY e l'insieme non prevede alcun ordine tra i propri elementi. In ogni reticolo limitato, X AND TOP è uguale a X e X OR BOTTOM è uguale a X. Questo enunciato ha senso solamente in un reticolo limitato, in quanto solo in esso top e bottom esistono. La dimostrazione è assolutamente immediata, tenendo conto che il top è il massimo dell'ordine e il bottom è il minimo dell'ordine. Semplicemente applicando la definizione di meet e join, il risultato consegue in maniera banale. In ogni reticolo vale la legge di assorbimento, quindi X OR X AND Y è uguale ad X. La dimostrazione funziona semplicemente usando l'antisimmetria. Prima dimostriamo che X è minore o uguale a X OR X AND Y e questo è evidente per definizione di join. Per dimostrare la disuguaglianza nella direzione opposta, notiamo che x è minore o uguale a x per riflessività e x AND Y è minore o uguale a x per definizione di meet. Quindi x OR x AND Y è minore o uguale a x per definizione di join. In un qualsiasi reticolo distributivo, l'OR distribuisce sopra l'AND.
abbiamo notato in precedenza che la definizione di reticolo distributivo era apparentemente asimmetrica. In realtà, questo enunciato ci fa vedere che quella simmetria è essenzialmente ininfluente. Se abbiamo la distributività in una direzione dell'or sopra land o del land sopra l'or, possiamo dedurre la distributività nell'altra direzione. La dimostrazione è semplicemente calcolo algebrico e la percorriamo velocemente. Se noi abbiamo che x or y and x or z come punto di partenza, possiamo semplicemente distribuire x or y sopra x or z. Si tratta effettivamente del x or y come primo elemento su cui applichiamo la regola di distributività e la applichiamo sulla disgiunzione x or z, ottenendo che x or y and x or x or y and z è uguale alla formula iniziale. Se guardiamo ciò che c'è tra le parentesi a destra e a sinistra dell'or, notiamo che possiamo ancora una volta applicare la proprietà distributiva. A rigor di termini dovremmo prima commutare, ma visto che abbiamo dimostrato che le operazioni AND e OR sono commutative, non ci preoccupiamo più di tanto. È qualcosa che possiamo fare aggiungendo semplicemente un paio di passaggi. Comunque sia, il risultato che otteniamo è che x and x or x and y or x and z or y e and z equivale alla formula iniziale. Ora x and x è uguale ad x per idempotenza, una proprietà che possiamo banalmente derivare usando la definizione di AND. Sostituendo otteniamo quello che vedete nella slide. A questo punto notiamo che il primo elemento dell'OR possiamo considerarlo X OR X AND Y. Ma questo è esattamente uguale ad X per la legge di assorbimento. Quindi possiamo, in buona sostanza, scartare x and y dall'espressione, ottenendo x or x and z or y and z. Possiamo effettuare lo stesso gioco di nuovo, ancora utilizzando l'assorbimento, e otteniamo che la formula iniziale è uguale a x or y and z, esattamente quanto dovevamo dimostrare. In ogni reticolo distributivo e complementato, quindi necessariamente anche limitato, ogni elemento ha un unico complemento. Denotiamo il complemento dell'elemento X con la scrittura non X. Per dimostrare questo fatto, immaginiamo che un elemento X abbia due complementi. Allora, per la definizione di complemento, sappiamo che x and y, il primo complemento, è uguale al bottom, che è anche uguale a x and z, il secondo complemento. Non solo, x or y è uguale al top, che è uguale a x or z. Perciò partiamo da y. Ora, y è necessariamente uguale a y and top, come abbiamo dimostrato. Ma il top è uguale a y or z, quindi l'espressione diventa y and x or z. A questo punto ci ricordiamo che il nostro reticolo è distributivo, quindi possiamo distribuire l'AND sopra l'OR, ottenendo y or x. A questo punto possiamo distribuire l'AND sopra l'OR, ottenendo y and x or y and z. Ma commutando, y and x è uguale a z and x. E commutando dall'altra parte,
otteniamo di conseguenza che z and y è uguale a y and z. Ma il nostro reticolo distributivo, di conseguenza, applicando la legge di distributività nella direzione opposta, otteniamo che questa espressione è uguale a z and x or y. Ma x or y è il top, in quanto y è un complemento. Di conseguenza, questa espressione è x and top. Ma x and top, come sappiamo bene, è uguale a z. Quindi abbiamo dimostrato che y è uguale a z. Quindi, se noi supponiamo che esistano due complementi, questi due complementi sono necessariamente uguali. Quindi il complemento, in definitiva, è unico. Tutto questo lavoro sui reticoli ci ha portato a identificare una struttura la quale funziona piuttosto bene. Abbiamo un end, abbiamo un or, abbiamo un not, abbiamo un bottom e abbiamo un top che assomigliano come funzionamento a quello della logica classica proposizionale. Vale la pena dare un nome a questa struttura. Pertanto chiameremo algebra booleana un reticolo limitato, distributivo e complementato. Un esempio di algebra booleana lo conosciamo già. L'insieme 0,1, ordinato semplicemente dalla relazione 0 minore uguale a 1, è un'algebra booleana. Infatti, in esso, il top è 1 e il bottom è 0. È immediato dimostrare, semplicemente tabulando la relazione, che l'end, l'estremo superiore di due elementi, sia esattamente quello che ci aspettiamo e l'estremo inferiore sia esattamente quello che ci aspettiamo. E quello che ci aspettiamo è che l'end sia in effetti l'end. Il che non è una stupidaggine da dire, ma è semplicemente che l'end dell'algebra coincide con la funzione end della semantica a tavoli di verità. Lo stesso vale per l'or e lo stesso vale per il complemento. Affinché un concetto in matematica sia sensato, e in questo caso il nostro concetto è una struttura algebrica, è necessario che questo concetto non abbia semplicemente una sola istanza. Nel caso delle algebre booleane è facile far vedere che esiste almeno una seconda istanza e questa seconda istanza è data nel modo seguente. Se noi prendiamo un qualsiasi insieme U non vuoto che sia ordinato dall'inclusione, questa è un'algebra booleana. Per rendercene conto è sufficiente fare i conti tenendo presente che il complemento di un sottoinsieme S di U è la differenza di U meno S, l'insieme degli elementi che stanno in U ma non sono in S. L'end coincide con l'intersezione e l'or coincide con l'unione.